Ciao a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherino in questa nuovissima serie su Finding Paradise. Mi vedete particolarmente esaltata, ragazzi, perché si tratta del sequel di To The Moon, serie che probabilmente alcuni di voi avranno visto, avranno seguito, avranno apprezzato come io ho apprezzato all'ennesima potenza il gioco stesso. È stato super emozionante ed è per questo che mi vedete così felice, ragazzi. E ci tengo a ringraziare tantissimo, tantissimo il mio iscritto Todd Frogs, che ha deciso con tanto affetto di regalarmi questo gioco. È uscito già un pochino di tempo fa, però la traduzione in italiano è uscita veramente da pochissimo tempo, è per questo che ha deciso di regalarmelo adesso e io non so veramente come ringraziarti. Grazie veramente di cuore. Per cui che dire, ragazzi, oggi andremo ad iniziare questo gioco. Spero sarà emozionante come è stato To The Moon. Non voglio più perdere tempo, ragazzi, e andiamo ad iniziare. Penso che tutti più o meno ci ricordiamo To The Moon. Io non mi ricordo proprio tutto, però qualcosina sì, ovviamente. Scusate se non parlo, ragazzi, ma voglio godermi e farvi godere questo momento iniziale con questa musica meravigliosa. Ok, questo ce lo ricordiamo, ragazzi. Oh! Ah, mizzica! Ci ricordiamo che nel primo ha messo sotto lo scoiattolo, ragazzi, eh? Ma che ca... Eva! Ci ricordiamo, ragazzi, di questi due personaggi, ovviamente. Io leggerò tutti i dialoghi, mi pare ovvio. Ecco come si fa a mantenere tutti in vita, compreso lo scoiattolo. Spero tu abbia appreso qualcosa. Senti, a volte è una scelta del tipo o noi o loro. È solo sopravvivendo che potremo evitare altre morti autoinflitte di roditori in futuro. Logico. Illuminante. A breve arriveremo dal paziente. Non mi dispiacerebbe sgranocchiare qualcosa nel frattempo. Ti dispiace? Wow, sei l'unica capace di riempire il vano portaoggetti di mele. Sì, beh, mio nipote le usa per decorare l'albero di Natale ogni anno. Ci metto mesi a mangiarle tutte. Intanto non marciscolo. Mele su un albero di Natale? Non pensarci nemmeno. Deduco che questo Natale abbia dato buoni frutti. Silenzio scandalizzato. M'è passato l'appetito, guarda. Noi ce lo ricordiamo, ragazzi, per le sue battute pessime che non fanno ridere nessuno. Oh. Quindi ci ritroviamo di nuovo, ragazzi, con i due, ovviamente non li chiamerei medici, non so come chiamarli, due esperti che avevano aiutato il nostro caro John, mi sembra si chiamasse, non vorrei aver detto una cacata, in To The Moon, ovviamente. E chi c'è qua? Ehi, guarda che figata di moto. Perché non possiamo andare al lavoro su una di queste? Perché siamo qui per visitare delle persone morte, non per morire. Davvero? Dopo essere rimasto traumatizzato dalla tua guida spericolata non me lo sarei mai immaginato. Comunque, visitiamo persone mezze morte, c'è una bella differenza. Sì, beh, sbrighiamoci e facciamo in modo che le cose non cambino. Tutta tua. Ok, ragazzi, allora possiamo utilizzare i tasti, ovviamente direzionali, per muoverci. E ok, utilizzare il mouse. Si parte. Tac.
e vedi di non romperla. Eh? La scatola, perché se un rompiscatole... Sì, cioè, no, fa... Eva, battuta un po' forzata, eh? Andiamo, caro dottor Watts! Forse dobbiamo andare di qua, qua ci sono delle persone. Qualcuno ha lasciato aperta l'irrigazione. E là? Ehi, cos'è successo? Oh, patata! Chi è che si chiama Patata? Ah, ha calciato il mio orsacchiotto in acqua! Oh, poverina! Sì, beh, sono uno stupido orso! Eri stupido come la tua acconciatura. Chi va in giro conciata in quel modo? Ma la mamma dice che i miei codini sono belli. Oh. Ah sì? Pensa che ha anche scelto il tuo nome. Patata, si chiama davvero Patata. No, oh, lasciala in pace. Tranquilla, riprenderemo il tuo orso. Sai che ti dico? Lascia fare a me. Se ne occupa l'uomo. Perché? Che intendi con perché? Fidati, ci penso io. Chi aiuta? Oddio, il dottor Watts sembra così convinto, ma non so se è molto affidabile. Ragazzi, direi la dottoressa Rosalind, dai. Senti, non mi interessa quante volte ti abbiano sculacciato da bambino, non sei i loro genitori. Fatti da parte, amico, ci penso io e ci risparmierò una denuncia inutile. Ok, lei è andata proprio dritta, diretta, ha preso l'orso, ecco qua, recuperato, patata, 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 ti chiamerò Patata! Evviva! Sfigati! Che cattiva sta diva! Dovevi lasciarmi impartire una lezione alla mocciosetta! Certo, come no, ho già collezionato sufficienti querele per colpa tua! Bene, abbiamo evitato magari qualche problema legale, ragazzi, questo è poco ma sicuro. Per cui adesso direi che ci dirigeremo verso l'ingresso qua, verso questo posto, che non so che posto sia. È una casa, un palazzo, dobbiamo entrare in qualche appartamento, non lo so. Allora, qua è tutto chiuso, giusto? Per cui me la sono giocata male, 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 male. Dobbiamo trovare un altro ingresso, ragazzi. Ah, qua è l'ingresso, che scema che sono, Si entra? Toc toc, c'è nessuno? E là? Ah, è già un ascensore questo, cioè siamo già in ascensore. Salve! Salve! Madonna, è musica, ragazzi. Siamo la dottoressa Rosalina e il dottor Watts della Sigmund. Siete davvero qui? Già, ancora in tempo si spera. Ci fai entrare? Vi aspetto fuori dalla porta. Vedete, ragazzi, come fa la musica a cambiare improvvisamente l'atmosfera? Cioè, eravamo in una atmosfera di spensieratezza, di simpatia, eccetera, e già è cambiato qualcosa. Va bene, Sofia, entriamo. Cos'era quel cosa? Vuoi dirmi che non hai sentito l'ondata di gelo attraverso il monitor? Io l'ho sentita. Beh, se è la consorte del paziente, ho un marito sul letto di morte. Non siamo certo qui per un simpatico picnic. D'accordo, sarà un'impressione mia. No, no, Rosalind, l'ho sentita anch'io. Quella ventata di gelo. Salve, signore! Possiamo parlare con lei? E là, posso fare qualcosa per voi? Possiamo attendere finché non l'avrei poggiato, caro compagno portascatoloni. Grazie, fratello, vedo che mi capisci. Va bene, passa pure. Allora direi che mi dirigo da questa parte. Come fa a starci in albero qua dentro? Fantastico. Ah, qua c'è Patata, Patata, Patata. Ehi, grazie per avermi ripreso l'orsetto. Ma ci mancherebbe, Patata, Patata. Ok, allora prendiamo l'ascensore. Direi che è il caso. Si entra. Chissà che piano sarà. Boh, non c'è dato saperlo. I consorti, rendono sempre il lavoro più pesante. Dipende dalla persona. Ci siamo. Non fare battutacce davanti alla diva, eh. Eccola qua.
è anziana pure lei. Dottoressa Rosalind, giusto? E il dottor Watts? Sì, siamo qui per Colin. Certo, ringrazio entrambi di essere venuti. Da questa parte. La seguiamo subito, signora. Entriamo, ragazzi. La moglie mi sa che non se la sta passando bene, ragazzi. Ok, wow. Siamo entrati nell'atto 1. Dimmi, cosa vuoi cambiare? Ovviamente cosa vuoi cambiare della tua vita, suppongo, no? Perché il concetto è sempre quello. Grande questo appartamento, mistica per essere dentro. Ma avete una casa molto pittoresca. Colin è nell'altra stanza. Venite con me. Dritta al punto. Mi piace. Davvero? Sì, perché ora avrei proprio bisogno di appoggiare questa scatola. Effettivamente, magari pesa un po'. Entriamo nella stanza, ragazzi. Questo qui, se non sbaglio, è il protagonista di A Bird Story, ragazzi. Il bambino che abbiamo impersonato in A Bird Story. Non vorrei aver detto una cagata, ma mi sa che è così. Ok, caro Colin, stiamo arrivando. Ah, possiamo pure controllare le varie cose. Vabbè, io direi di arrivare dritti al punto. Eccoci. Questo è il figlio? Dovete essere qui per mio padre. Sì. Siamo qui per suo padre, signore. Lei è il figlio del paziente? Già, sono venuto appena ho saputo. Ma possiamo parlare dopo, perché prima non vi sistemate? Quell'attrezzatura sembra pesante. Vedi? Lui sì che capisce. Va bene, posiamo pure l'attrezzatura allora. La vuoi poggiare qua? Vuoi poggiarla qua? Siete pronti per sistemarvi? Io direi di sì, ragazzi. Arriviamo subito al punto. Certo. Ci dia solo un momento. Sono emozionata, ragazzi. Ah, aveva appena aperto la finestra. L'energia elettrica di questo posto basterà? Com'è che ce lo chiedono sempre tutti? Andrà tutto bene, su via. Prima però, preparatevi a un blackout di proporzioni cinematografiche. Oh mio Dio, woo! Immagino abbiate una rete elettrica più stabile di quella della nostra sede, addirittura confortante e preoccupante allo stesso tempo. Siete in buone mani, tutto questo per noi è di routine. Troppo di routine, se posso dire la mia. Quindi voi due fate sul serio? In che senso? Potete davvero esaudire il suo desiderio? Faremo del nostro meglio, signora. Ma ci riusciamo sempre, perché sarà solo nell'immaginazione di suo marito, comunque. Non che potrebbe cogliere la differenza. Ogni modo, fuori il rospo. Cos'è che vuole? Minchia, un po' di delicatezza. Non ha voluto parlarne. Ha detto che non ci riguarda e che non dobbiamo preoccuparci per lui. Beh, ha senso. Guardate, non c'è il minimo problema. Tra poco sarà lui stesso a dircelo. Non è anche riportato nella documentazione? Già, ma chi la legge quella roba? Scherzavo. Seriamente però, che fine ha fatto il fascicolo? Non era nella scatola? No, potrei averlo lasciato in auto. Ah, che culo. Facepalm. Vabbè, tanto abbiamo tempo finché la macchina non si avvia. Chi va a cercare il fascicolo? Direi che ci andiamo con la dottoressa Rosalind. Il dottor Watts è già lì bello e sistemato. Beh, qualcuno deve pure andare a prenderlo. E quel qualcuno potresti essere tu. Ma se l'hai dimenticato tu? Appunto, vuoi forse che torni lì e che me lo dimentichi di nuovo? C'hanno gli spunti comici bellissimi sti giochi, ragazzi. Ho aggiornato il sistema, si sta praticamente configurando da solo. Forte, ci farà risparmiare un po' di tempo.
Già al lavoro, eh? Ah, abbiamo il medico anche qua. E... aspetti, mi ricordo di lei. Eh sì, è passato di tempo. Anche se sbaglio, questo paziente era stato assegnato alla dottoressa Winters e al dottor Lim. Sì, ma in questo periodo sono pieni di lavoro, così l'abbiamo preso noi. E noi gli abbiamo parato il di dietro. La parte divertente è che oggi sono finiti col non aver nulla da fare. Ah, immagino che le tempistiche siano una bella problematica nel vostro campo. In ogni caso, fate come se io non ci fossi. Mi limiterò a tenere sotto controllo le condizioni del paziente. Questo non era lo stesso medico che c'era in To The Moon? Forse sì. Ok, siamo pronti, per cui bisogna andare a prendere la documentazione. Non c'è un modo per correre. Posso aiutarvi in qualche modo? Io devo recuperare una cosa dalla macchina, ma potrebbe mostrare la casa al dottor Watson nel frattempo. Ok, capito. Ehi, prima faresti meglio a prendere il dispositivo per il monitoraggio di Colin dal nostro signor medico. Già, subito. Ok, quindi prendiamo il dispositivo per il monitoraggio di Colin dal nostro signor medico. Ecco, dovrebbe esservi utile. Tac. Ok, ce l'abbiamo, ragazzi. L'elettrocardiogramma di Colin è disponibile. Premi ESC col tasto destro per aprire il menu. Ottimo, quindi adesso se avrò un attacco di cuore ne farà venire uno anche a me. Ok, eccolo qua, ce l'abbiamo qua. Oggetti, dispositivo di monitoraggio remoto. Va bene ragazzi, allora io direi che non voglio far durare troppissimo questi video, perché magari alla lunga possono annoiarvi. Per cui direi che per oggi possiamo interrompere qua. Però fate sapere voi se volete che faccia durare un pochettino di più questi video, tipo fra i 20 e i 25 minuti. Io faccio quello che mi dite voi ragazzi. Per cui questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E a te e a tutti, ciurma la giocherina. Ciao. Vi ricordo ragazzi che trovate in descrizione tutti i link dei miei social, il link per fare delle donazioni e il sito digital24.it dove potete avere il 5% di sconto sugli acquisti grazie al mio codice.